Risale. Un minuto, 24 secondi. Dal profondo del mare, un uomo, disceso con l'aiuto dei soli polmoni, sta risalendo verso la superficie. 18 anni prima, due italiani, Ennio Falco e Alberto Novelli, stabilivano il primo record ufficiale di profondità in apnea, 35 metri. Replicava Booker, con 39 metri. La corsa all'abisso era cominciata. Una sfida alle leggi fisiche, alla stretta mortale di un mondo ostile. Molti medici allarmati avevano predetto 50 metri, attenti, oltre non è possibile. Ma la corsa esaltante verso il fondo doveva continuare. Un duello a distanza tra pochi atleti eccezionalmente dotati, verso un solo traguardo, quota meno 80. È qua, in un mattino di primavera, che incontriamo uno dei grandi protagonisti della corsa all'abisso, Enzo Maiorca. La preparazione di un profondista è lunga e dura. Per Enzo comincia diversi mesi prima di un record. Due medici, Santoro e Martinez, registrano le reazioni del suo organismo e in particolare dell'apparato vasco-circolatorio, sottoposto a sbalzi di pressione 6 volte superiori al normale nel breve lasso di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un'immersione. Ora è il momento di scendere in mare, di cominciare un dialogo verticale con l'acqua. C'è una strana atmosfera a bordo. Si avvicina il momento della verità. 8 atmosfere di pressione, 130 metri fra andata e ritorno. Ecco il prezzo del limite sognato.